a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Rincallito. Oggi ci ritroviamo nel percorso nel regno della selva e quindi noi continuiamo a esplorare il nostro questo bellissimo regno. Quindi per la prima parte abbiamo già esplorato tutta questa sezione qua e siamo arrivati a prendere questa luna qua. Adesso noi in teoria con questo pulsante dovremmo riuscire a raggiungere quella specie di giardino botanico lì sopra per combattere contro i Bowserotti. Però io prima ho visto quest'area molto interessante e voglio proprio vedere cosa c'è di bello. No, non riesco a raggiungerlo così, purtroppo. Quindi mi sa che devo tornare indietro e prendere quel mostriciattolo lì. Perfetto. Ah, perfetto, quindi qua troveremo sicuramente un'altra luna. Ecco fatto, la noce in fondo alla via. Perfetto. Non mi pare che c'è nient'altro da fare. Lì sopra c'è un balcone, ma mi sa che è impossibile da raggiungere, infatti. Perfetto. Però mi sa che continuerò anche da questo lato, perché ecco, infatti, come possiamo vedere, qua ci sono delle monete regionali. Wow, già 47 ne abbiamo. Mi sa che tra un po' andrò a fare un po' di shopping. Perfetto, quindi possiamo abbandonare il nostro amico e premere su questo bottone. Wow, che bello. Un ponte di fiori. Bellissimo. Ok, vediamo. Qua c'è un'area da esplorare, quindi direi che prima di continuare con quel bottone esploreremo quest'area qua. Proviamo a prenderle col nostro cappello, perché non voglio proprio rischiare di morire. Perfetto. Ok. Un'altra bella luna. Fantastico. Ok, adesso però mi chiedo dove ci porterà questo passaggio. Ok. Ah, perfetto, ci riporta da dove siamo partiti. Ok, andiamo avanti per di qua. Rallenta un po' Mario, che sennò non vediamo dove stiamo andando. Eccoci. Perfetto, entriamo in questa entrata misteriosa. E qua troviamo un altro bottone, però sono curioso di vedere se magari è nascosto qualcosa qua. Qua vedo un simbolino di una luna, però non serve a nulla. Ok, perfetto, quindi vabbè, premiamo su questo pulsante. Olè, buongiorno. Prima di romperli però vediamo esatto se ci servono per raggiungere un'altra area. Perfetto. Cosa c'è qua di bello? Un'altra noce, fantastico. E un'altra luna. E vai, ce ne mancano solamente 4 per essere pronti a ripartire con la nostra Odyssey. Naturalmente io qua mi sacrifico per riprendermi queste monete. Ecco, non bisognava neanche sacrificarsi in teoria, però vabbè, non le avevo viste purtroppo. Ok, ora quindi possiamo anche romperli. Un bel super cuore. E vai, questi sono sempre utili. Ok, aspettiamo che rincominci il percorso. Perfetto. Non mi pare di vedere alcuna ombra qua. Ok, perfetto, ci siamo arrivati. Continuiamo a usare il nostro amichetto, non si sa mai
E ce l'abbiamo di nuovo bisogno. Perfetto. Altra luna. Una stiracchiata alle gambe. Allora, guardiamo un po' verso il basso se abbiamo mancato qualcosa. Non mi pare. Quella lì l'abbiamo già presa. Allora, basta. Direi che possiamo proseguire sempre in compagnia del nostro amichetto. A meno che c'è qualcosa qua sopra, ma non mi pare. No, perfetto. Ah, eccoci qua, siamo in cima alla torre. Torre del giardino etereo, perfetto. Oh wow, siamo già alla lotta? Non pensavo fosse così veloce. Oh, eccoli qua, uno più brutto dell'altro. Allora, troppo tardi, il bouquet fiorito è già nostro. Ora perché non vi levate dai piedi e ci lasciate prendere il resto dei fiori? Che cattivi che sono. Orribile. Aia aia. Non pensavo. Ecco fatto. Oh, cattivo. Oh, ma non mi lascia proprio stare, eh? Ok, ho fatto un triangolo. Ok. Purtroppo abbiamo solamente due cuori, speriamo che non ci colpisca. Ok, forse stando qua siamo al sicuro. Sottolineo il forse. Olè, e vai. Perfetto, già sconfitto. Ok, cosa ci regala? Una multiluna, o come cavolo si chiama. E vai. Bellissima, tutta blu. Perfetto. E vai. Verso il giardino segreto. Vedo qualcosa di interessante. È una specie di UFO. Che cosa sarà? Ok, quindi ci ha riportati qua. Quindi penso che la prima cosa che faccio è che faccio un po' di shopping al negozio di Crazy Cap. Così almeno mi compro un vestito adatto al luogo. Quindi mi prendo la tenuta da esploratore. Me la compro subito e penso che... No, non riesco a permettermi tutto il set della visiera del camice da scienziato, però uno almeno me lo compro. E me lo metto più tardi e già che ci sono mi compro lo stemma da mettere sulla Odyssey, perfetto. Allora... Andiamo a cambiarci i vestiti, infatti, così non devo dire che non sta molto bene, però ci andiamo a cambiare i vestiti nella Odyssey. Che fiori sono? Afferrare uno di questi fiori comporta un'accelerazione. Wow! Oh mamma mia, come va veloce. Ah, ecco, questo qua ha qualcosa da dirci. Buongiorno. Allora, presenza di tirapiedi del mostro Bowser, non devono scoprire le coordinate del giardino segreto, allarme. Entrata situata più avanti, richiesta l'assistenza inoltrata. Capisco, ma io ci sono già stato qua. Boh, vabbè, in ogni caso, prima andiamoci a... lì vedo delle bellissime monete regionali. Ups, scusate. Ecco fatto. Lì vedo delle monete normali, diamo un'occhiata in giro dappertutto prima che ci perdiamo qualcosa. Ai ai ai, povero Mario. Allora, vediamo dov'è il nuovo stemma. Non è lì, non è qua. Vediamo un po'. Dove l'hanno appiccicato? Non l'hanno appiccicato. Forse lo appiccicheranno
più avanti. Mancano 16 lune, mi pare, per partire al prossimo mondo, almeno lì è quanto dice, quindi dobbiamo prima raccogliere tutte queste lune qua, prima di poter partire. Quindi cambiamoci il cappello e ci mettiamo quello da esploratore. Perfetto, e vai. Una bella foto ci sta. Ecco fatto, adesso. Andiamo belli, belli veloci. Già che ci siamo, visto proprio che li riprendo. Oh, poverino. Scusami, Mario. Guarda chi c'è. Dei nuovi nemici. Mi sa che ci conviene prima distruggere l'altro, esatto. Ok. Troppo forte. È fighissimo e si può anche girare un po' con i controlli del Joy-Con, quindi colpiamo anche quelli. Troppo in alto. Perfetto, basta, mi sa che qua non abbiamo nient'altro da colpire, a meno che vogliamo colpire il nostro robot lì. Poverino. Va bene, anzi colpiamo anche uno di loro. Ecco fatto. Vediamo se riusciamo a proseguire. No, devo staccarmi da lui. Allora, tira la leva per ricevere un seme. Sì, ma dov'è la leva? Vediamo. Dov'è la leva? La sua leva, ah ecco. No, ho sbagliato. Ancora. Ok. Li vedo. Aspettate, eh. Uffa. È perché non riesco a fare quel salto lì speciale, se no non riuscirei a raggiungere. Uffa. Ok, siamo in cima. E dov'è che ci ha portati? Questa qua è un'area nuova. Stazione di ricarica. Allora. Perfetto. Ah, ecco, qua troviamo il nostro razzo. Vediamo dove ci porta questa volta. Ok. Mamma mia, che nebbia. Ok, qua troviamo un pezzo di luna. Uno di... 2, 4, 5. Mi sa che devo tenere la visuale bassa, che sennò non vediamo nulla. Qua ho già visto che ce n'è un altro. Ma basta, mi sa che qua non c'è più niente. Oh, madonna. Ok. Ok, un po' di monete. Più in basso, che sennò non si vede nulla. E mi sa di vedere là in fondo qualcosa. Ok. Seguiamo le monete. Ah, ecco un altro. Ah, wow, fantastico. Già ottenuta la luna. Però prima andiamo a vedere se c'è qualcosa di speciale qua.
Ah no, siamo tornati di nuovo al punto di partenza, perfetto. Possiamo tornare a casa. Oh, a meno che c'era un qualcosa là in alto, però non mi pare. Boh, proviamo a tornare mezzo secondo prima che c'era qualcosa in cima alla torre che non ho visto. Si sa mai che magari c'era una seconda luna nascosta qua in alto. Ah no, era dove abbiamo preso l'ultimo pezzo di luna. Quindi, come non detto, non pensavo fosse qua. Perfetto. Come non detto, ritorniamo a dove eravamo prima. Ok. Lì vedo qualcosa che luccica. Allora, vediamo cosa dice. Stato della capienza della centrale di carica massimo. Oh, poverino, è messo un po' male. Richiesta di... allora, stato di panico rilevato. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere il mio turno. Oh mamma mia. Ricarica e muoviti. Ok, una bella luna. E vediamo che lì ci sono delle belle monete. Ok. Qui in alto nulla di speciale. Ok. Suppongo che qua noi dobbiamo fare la solita torre di Goomba. Però prima mi sa proprio che vado qua a prendermi queste monete speciali e basta. Ah, ecco, me ne ero persa una. Le ho prese tutte, no? Sì. Ok, riprendiamo questi Goomba e vediamo di saltare di sopra. Oh, andate veloci, eh? Buonasera. Ok. Eccoci. La nostra Goombette, non so neanche come si chiama. Ok, seguitemi, grazie. No, voi vi prendo e saltiamo sopra a loro. Ok, e andiamo a salutare lei. Perfetto, una bella luna. Ok. Ecco fatto. Amore nella foresta. Da dietro cosa c'è? Ah, lì è dove, da dove siamo partiti. Altro. Olè. Ah, finalmente. Non me becchi. Vorresti te. Ok. Lì, qua ci deve essere qualcosa là in alto. Però intanto rompiamo questo che in teoria deve essere un livello 2D. Vai, vai, spara, spacca tutto. Ah, lì vedo una luna. O un qualcosa di speciale.
batteria non c'è nient'altro da rompere qua. Giusto? Sì. Però prima andiamo qua. Oh. Ok, piano piano, facciamo una curva, perfetto. Ok, altra luna e vai. Ok, qua non vedo nient'altro, quindi direi di uscire per il tubo che ci riporta qua. Fantastico. Ok, adesso cerchiamo di evitare questi. Ok, e scendiamo qua e abbiamo questa luna, fantastico. No. Ok, qua vedo tre monete speciali. Già 69 di 100, siamo praticamente siamo a un ottimo punto. Vediamo lui cosa ci dice. Allora, all'inizio, allora, l'utilizzo di un fiore particolare può aiutare a incrementare la propria accelerazione nel caso di rampe troppo inclinate. Ok, fantastico. Prima però usiamo il nostro binocolo e facciamo un po' di zoom. Ok, e lì c'è qualcosa, ma non capisco bene cosa sia. Lì c'è il posto dove siamo stati prima e dobbiamo cercare di raggiungere questo posto qua sopra, che non ho idea di cosa ci sia. Un bel po' di monete. Lì c'è un balcone. Ah no, lì ci siamo stati prima. No, mi pare, no, è un posto diverso. Ok. Wow, ce n'è di roba da visitare. Ah, ecco, e lì vedo un'altra luna. Però ho dubito che riusciremo ad arrivarci ora. Penso che in un altro mondo poi avremo la possibilità di arrivarci. Ah, un bel cuore. Ok. Quindi vabbè, proviamo con un fiore e saliamo. Peccato, non siamo riusciti ad arrivare fin in cima. E lì vedo qualcosa, quindi mi sa che adesso ci riproviamo. Ok. Proviamo a fare un... Perfetto. Oh no! Uffa. C'ero quasi riuscito, uffa! Riproviamo. Olè! Oh wow, una stanza segreta! Vediamo. Abbiamo un brutto cattivone. Ok. Ah, già fatto. Andiamo qua indietro se c'è qualcosa. Lì. Ah, ecco, abbiamo scoperto una luna. E vai. E vai. Fuoco a ore 6. Ok, riprendiamo il nostro amichetto e mettiamoci sopra a questo.
Ok. Un gioco da ragazzi, diciamo. Prendiamoci tutte le monete e proseguiamo. Ok. E già che ci siamo, prendiamo quelle monete regionali lì. Ok, dovremmo esserci. Altro, dietro. Nada. Perfetto, proseguiamo. Oh, un sacco di nostri amici. Visto. È bello perché sembrano tipo fuochi d'artificio. Ok, la luna. E basta, abbiamo finito. Ok. Discesa sotto assedio, ci sta. Ci sta. Ok, basta. Terminato. Perfetto, possiamo ritornare su. Bene, e con questa missione possiamo anche terminare la seconda parte di questo del Regno della Selva. Vi devo dire che mi sto veramente divertendo tantissimo, e quindi vi aspetto alla prossima puntata. Mi raccomando, se questa vi è piaciuta lasciate un bel mi piace e lasciate giù un commento con dei consigli su come potrei migliorare queste puntate. E poi mi raccomando, iscrivetevi per continuare a seguirmi. Ciao ciao!